Mutti bene soprattutto il primo tempo, poi nella ripresa più Lanciano. Sì, però al primo tempo abbiamo avuto due o tre palle gol incredibili, con l'uomo davanti al portiere non siamo riusciti a concretizzarle. Il gol annullato, non so poi se era fuori gioco o meno, però abbiamo fatto un buon approccio alla partita. È chiaro che dopo Lanciano, un po' con queste situazioni da fermo che sono un po' la prerogativa loro, e ci ha messo un po' in difficoltà, e devo dire che il gol è uscito su una punizione inesistente. Se proprio magari ce n'erano delle altre, quella proprio non c'era, e una lettura difensiva molto tardiva nostra, che non era una palla imprendibile, una palla molto alta. E siamo mancati in una fase difensiva decisiva, perché ormai la partita si stava molto, diciamo così, andando su un binario di grande equilibrio. Ed è un peccato perché mancava un quarto d'ora alla fine e avevamo fatto quello che dovevamo fare gestendo la partita in maniera attenta. Come mai quando ha tirato fuori vantaggiato non ha fatto entrare per esempio Pasquato, comunque un non difensore? Bene. un altro di ruolo, dico, un attaccante di ruolo. Ma abbiamo un ragazzo del 93 che ha giocato poco, non è che avevamo altre alternative, per cui Pasquato era influenzato, non era in condizione di giocare. Tornando al Lanciano, alla gara, anche se lei guarda soprattutto giustamente in casa propria, casa sua, come ha vista questa Virtus? È una squadra motivata, un gruppo ben assortito, con delle buone individualità, sta vivendo un momento, effettivamente raccoglie tanto. E gioca con grande attenzione, perché effettivamente quello che deve fare lo fa con grande semplicità e umiltà, e lo fa producendo partite, sicuramente su palle inattive ha costruito questa classifica.